22 febbraio 1788. Nasce a Danzica il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer. Uomo solitario e schivo, trascorre una vita interamente devota agli studi. Il suo pessimismo filosofico nega tuttavia la soluzione del suicidio e vede invece nell'arte, nell'etica della pietà e nell'ascesi le forme di riscatto dal dolore dell'esistenza. La sua opera più celebre è Il mondo come volontà e rappresentazione, che ha ispirato la psicanalisi freudiana. Muore il 21 settembre 1861.